Stella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli. 081 560 2208. Numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Buonasera e bentornati a questa terza puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera è l'economia allo sbando. Ok, passo quindi a presentare gli ospiti in studio, che sono Loredana Arena, imprenditrice di Eurograph, poi c'è l'architetto Alessandra Caldoro. Buonasera. E l'avvocato Stefano Boucher. Buonasera. A te, Sergio. Prima di dare la parola a Sergio Anglisani, volevo ricordare chiaramente a tutti gli amici in ascolto che possono seguirci anche sui canali social, soprattutto sulla pagina Sergio Anglisano 2, per fare domande, interagire con gli ospiti in studio oppure telefonando al numero di telefono che apparirà in sovraimpressione. Quindi buonasera a tutti gli amici, a tutti gli ospiti, buonasera signora Arena, buonasera architetto Caldoro, buonasera avvocato Boucher. Partiamo immediatamente così in ordine come siamo seduti. Partiamo dalla dottoressa Loredana Arena. Una domanda proprio a mazza secca, così l'andamento diciamo del Covid, cosa che io ho tutta una mia idea su questa questione, ha creato un disagio economico gravissimo. La prima domanda è: quanti operai avevate, quanti lavoratori avevate in azienda, quanti ce ne stanno oggi e se l'azienda è in sofferenza? Diciamo che la forza lavoro per noi è sempre la stessa. Siamo un'azienda comunque esistente da 30 anni e siamo riusciti a sopravvivere, diciamo, a questa pandemia proprio perché esistiamo da tanto tempo. Abbiamo avuto il coraggio di investire, ma mi rendo conto che tante aziende non hanno potuto farlo, soprattutto aziende che esistono da poco, perché c'è questa insicurezza generale. Le aziende hanno bisogno comunque di sostegno, questi lockdown continui non riescono a dare certezza alle aziende, le indeboliscono
Abbiamo bisogno, gli imprenditori hanno bisogno di sicurezza, hanno bisogno di qualcuno che le sostenga, e hanno bisogno di un accesso al credito semplice, veloce, e hanno bisogno di sicurezza per andare avanti, perché mi rendo conto che non è semplice, sia per la pandemia, sia per non hanno sostegno economico ed è molto difficile andare avanti in questo periodo. Allora, continuiamo sulla stessa lunghezza d'onda, architetto. Una crisi che ha coinvolto non solo imprese, commercio, ma anche le professioni. Lei, come architetto, come professionista, che tipo di difficoltà ha incontrato, se ne ha incontrate chiaramente? Incontrate ovviamente sì, come tutti quanti. Io ho la fortuna di lavorare per un'azienda, quindi sono un professionista, sono una partita IVA, che sono in assoluto probabilmente la categoria più danneggiata, non ce n'è, a dire il vero sono tutte danneggiate, credo che siano poche quelle non danneggiate. E, le difficoltà sono tantissime, l'azienda per la quale io lavoro, noi facciamo allestimenti ferroviari e navali, abbiamo le produzioni che si sono rallentate, le commesse sono rallentate e i costi azienda rimangono uguali. Quindi questa è la grandissima difficoltà in questo momento, che è la stessa che diceva prima lei, che non ci sono certezze, quindi nel mondo sia della professione che dell'imprenditoria è tutto fermo, perché c'è la paura, c'è l'incertezza del futuro, non ci sono regole, le regole cambiano ogni giorno, dall'inizio si dovevano fare poche regole chiare e certe. E soprattutto lo Stato, che io credo è la critica maggiore da fare a questo governo nella gestione della pandemia, e doveva accentrare i poteri. Invece l'aver diviso i poteri per le varie regioni ha causato un caos normativo mai visto prima, quindi quello che si può fare in una regione non si può fare in un altro, e così e via dicendo. E poi c'è il problema ovviamente del garantire la sicurezza dei lavoratori, che è un problema molto grande in questo momento. Si conservi un poco, perché ci sono delle belle domande per lei in serbo. Avvocato, sì. Buonasera a lei innanzitutto. Stessa domanda, perché anche lei appartiene alla categoria delle professioni, per cui è importante capire se anche gli avvocati hanno trovato delle difficoltà. Vabbè, gli avvocati convivono con le difficoltà, quindi paradossalmente ci sono stati degli aspetti positivi in questa situazione. Per esempio pensiamo alla digitalizzazione, molte udienze che costringevano ad andare in tribunale, a perdere molto tempo, in corte d'appello si fanno file di 2-3 ore per semplicemente affermare un può passare in decisione o meno. C'è la possibilità di andare avanti, diciamo, di portare avanti l'attività processuale con note di trattazione scritta. È ovvio che la difficoltà concerne la relazione con il cliente. Quindi l'ironia della sorte è stato un beneficio per gli avvocati? Allora, gli avvocati sono messi male, ma perché purtroppo dal 96 in 20 anni sono diventati 6 volte tanto. Eravamo nel 96 circa 50.000 avvocati, quindi uno standard europeo, poi adesso ne siamo 246.000. Domanda è perché sono moltiplicati? Una mia piccola teoria è che si è favorito l'accesso, anche perché pensiamo, diciamo, la metto così come una domanda e una provocazione, pensiamo ai grandi nomi che hanno le compagnie assicurative, quindi hanno grandi mandati, è ovvio che più avvocati più cause, quindi forse c'è stato questo disegno, chi lo sa. Sicuramente la categoria è depotenziata, perché comunque è deplutocratizzata, è chiaro, perché cioè, da un punto di vista economico soffre tantissimo. Purtroppo spesso non c'è l'aiuto da parte del Consiglio dell'Ordine. Devo dire che per esempio molti consigli dell'Ordine in Campania sono venuti incontro agli avvocati abbassando la quota, diciamo, annuale di iscrizione. Il COA Napoli no, il tesoriere ha affermato che non c'è questa possibilità. Mi chiedo se magari per l'anno prossimo un'attenzione nei confronti di una categoria
già che naviga in difficoltà. Con questa situazione sicuramente è peggiorata, anche se per l'eterogenesi dei fini... Non parliamo di avvocati adesso, il tema è il crollo dell'economia. Ma sicuramente il crollo dell'economia, ma è a prescindere. Diciamo, perché sennò diventa... Pensiamo al discorso, per esempio, al blocco delle attività, pensiamo al blocco degli sfratti fino al 2021. È ovvio che c'è un favor nei confronti del conduttore, però è ovvio che c'è anche un demansionamento, una diminuzione dell'attività che può svolgere la professione. Poi è ovvio che la povertà generalizzata comporta il fatto che poi si ricorre sempre di meno all'attività professionale del legale. Ci ritorniamo fra un minuto. Allora, signora Arena, volevo dire, il governo ha messo in campo un investimento complessivo di 18 miliardi per il ristoro alle aziende. Che benefici ha tratto da questo lei come azienda? Ma diciamo che noi abbiamo beneficiato poco, perché siamo stati una delle aziende con un codice Ateco che siamo stati quasi sempre in attività. Anche con non grosse produzioni, però comunque siamo stati in attività, quindi abbiamo avuto poco accesso al sostegno, diciamo, economico. Ci siamo insomma dati da fare con le nostre forze, abbiamo cambiato, ci siamo un po' trasformati nella produzione. Dicevo prima, abbiamo investito, abbiamo un po' cambiato la produzione, ci siamo un po' digitalizzati, ci siamo spostati sull'impresa 4.0, abbiamo acquistato dei macchinari che possano essere più interessanti, diciamo, per le produzioni richieste in questo momento. Diciamo che in effetti per alcune attività che sono potute rimanere aperte a inizio pandemia ci sono state richieste anche i classici divisori, no? Anche per i ristoranti, e abbiamo acquistato anche macchinari per cercare di sopperire alle perdite che normalmente avevamo come produzione normale, di macchinari che ci permettessero di realizzare nuovi prodotti rispetto a quelli che precedentemente realizzavamo. Le tocca. In realtà io questa cosa me l'ero andata anche un pochino a studiare. Noi siamo davanti a tre crisi coperte sostanzialmente, due dalla crisi sanitaria. Parliamo di una crisi macroeconomica e una energetica sicuramente, che probabilmente poca gente sta dando peso a questa crisi energetica, ma è una crisi che sta creando forte disagio nelle aziende meno forti, diciamo. Questa convergenza, secondo lei, porterà a un collasso ben più grave per l'economia reale, ma soprattutto per il disagio economico che stiamo vivendo? Non so se è chiara la domanda. No, non è chiara la domanda. La domanda è questa: tre crisi coperte tutte e tre da una sola, che è la crisi sanitaria, che sta creando una serie di disagi rispetto al 2020. Il 2021 sfocerà in una crisi ancora più forte, trascinandosi il debito del 2020? Assolutamente sì. L'ho fatta all'inverso, ma era questa. Sì, assolutamente sì, ovviamente la situazione è una situazione di emergenza, che non è l'emergenza sanitaria. Questa cosa è stata detta dall'inizio della pandemia, diciamo dalle opposizioni in tutti i modi, che si è troppo puntato solamente sull'emergenza sanitaria, dimenticandosi tutto quello che l'emergenza sanitaria dimenticava e che si sarebbe portata appresso negli anni. Al di là del fatto che adesso il recovery plan e tutto questo sono debito che noi stiamo costruendo sui nostri ragazzi, quindi andremo incontro sicuramente a un anno difficilissimo nel quale esploderanno tutte i problemi, che sono quelli lì socio-economici soprattutto, perché poi su quello andiamo a vedere. E tra le altre cose io vorrei dire questa cosa che secondo me è molto grave di quello che è accaduto in Italia: questo debito lo pagheranno i nostri figli, e i nostri figli non saranno competitivi, perché l'Italia è l'unico paese in Europa a non aver difeso la scuola.
in particolare la Regione Campania, tiene le scuole chiuse da 10 mesi, adesso sono state riaperte solamente la scuola dell'infanzia, la prima e la seconda elementare, quando in tutti i paesi d'Europa, facendo grandi sacrifici, hanno mantenuto la scuola aperta. Allora è ovvio che questa crisi continuerà anche dopo, cioè noi dopo dovremmo affrontare crisi molto più grandi di quella che è stata l'emergenza sanitaria, dalla quale fortunatamente si sta iniziando a uscire male, ovviamente, molto male. Ne usciremo rotti. Ne usciremo rottissimi, come sempre, questa è una guerra, è paragonabile a una guerra, e ovviamente in tutte le guerre ci sono i vincitori e i vinti, e l'Italia purtroppo è già scritta nei vinti. Quindi noi siamo tra i paesi che pagheranno di più, in Europa soprattutto saremo noi probabilmente il paese che pagherà di più, altri paesi sono più forti, avranno le loro difficoltà, ma ce la faranno di più. E soprattutto noi come sempre non investiamo nel futuro, c'è molto poco del recovery proprio sui ragazzi che sono i più penalizzati. Cioè noi abbiamo distrutto una generazione di bambini e di ragazzi in questi 10 mesi. Mi ricorda un po' il periodo post-borbonico, dopo l'occupazione piemontese per 15 anni furono chiuse le scuole. La legge dica. Però io voglio, c'è una prima, più che una domanda è un libro scritto dall'amico Luca, che è una considerazione sostanzialmente, cerco di sintetizzarla perché sono 2 pagine intere, tutti i paesi europei, anche America, Canada e Corea, hanno sostenuto immediatamente con soldi reali sui conti correnti degli imprenditori. Se, dal suo punto di vista, l'azione del governo italiano in pieno periodo Covid è stata sufficiente? Assolutamente no. Cosa avrebbe dovuto fare, ecco, per completare il pensiero? E per completare il pensiero, invece di, ma sono cose che sappiamo, purtroppo abbiamo letto tutti i giorni, invece di prendere banchi con le rotelle, monopattini e quant'altro, avrebbero dovuto immediatamente... Ha sorriso un po' tutto il mondo alle nostre spalle. Molto, sì, beh certo, avrebbe dovuto dare immediatamente, era anche molto facile da fare, prima di tutto si dovevano accentrare i poteri, che era la prima cosa. E sburocratizzare, perché poi la scusa che danno sempre, dice, perché la burocrazia in Italia è complicata, beh, non sono stati molto bravi quando ci hanno tolto tutti i diritti, sono stati calpestati tutti i diritti costituzionali. Io credo che tra le altre cose un altro problema che noi avremo... Scusi, mi faccio un esempio, sui diritti calpestati. Sui diritti calpestati tutti quanti. Allora, dal primo DPCM, e io credo che in futuro, è un altro problema che avrà questo Paese, che ci saranno moltissime cause, perché il primo DPCM, che è illegittimo, si è portato dietro tutto il resto della normativa, perché ovviamente quando uno scrive o un DPCM, un decreto legge, un'ordinanza. Sono degli atti amministrativi, precisiamolo, non sono... Sì, però ci sono stati anche decreti legge, quindi alcuni DPCM poi sono stati convertiti in decreto legge. E le ordinanze sono atti amministrativi che richiamano una normativa che è legittima alla base. Allora tutto è stato fatto in modo molto molto confuso. Io ad esempio l'ultima ordinanza, ho fatto anche una disubbidienza, io sono un cittadino che obbedisce ovviamente, ma l'ultima ordinanza del presidente De Luca, la penultima forse, ma non mi ricordo, ho perso il numero, mi pare la 89, diceva che i cittadini potevano per strada, a parte aver chiuso i bar, non poter prendere il caffè eccetera, ma a parte aver chiuso le attività commerciali, sosteneva che i cittadini potessero bere solo l'acqua per strada. Sì, sì, sì. Niente più, cioè non potevano mangiare, quindi non potevano bere. Quindi dissetare gli assetati. Cioè, e neanche i carcerati, perché almeno quelli a pane e acqua, noi neanche a quello. Allora questa è un'ordinanza che lede qualsiasi diritto della persona. Io ho tentato di farmi multare. Ho bevuto una Coca-Cola e ho mangiato un pacchetto di crackers davanti ai carabinieri chiedendo che mi multassero. Non ci sono riuscita perché io poi con l'aiuto dell'amico Stefano avrei voluto fare ricorso e arrivare fino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il diritto allo studio è stato cancellato e soprattutto io quello che trovo terribile, la libertà.
che il primo diritto della Carta dei diritti dell'uomo, sono riusciti a farla diventare una parola brutta, ha preso un'accezione negativa. La libertà è il primo diritto, senza la libertà tutti gli altri diritti non esistono. Noi stiamo vivendo in una dittatura sanitaria e questa è una cosa gravissima in un paese democratico. I cittadini non sono sudditi, sono cittadini. La libertà è il primo diritto garantito. Se non viene garantita la libertà, non vengono garantiti tutti gli altri diritti, compreso quello alla salute. Ed è gravissimo invece adesso la libertà, che non significa fare quello che si vuole, perché la libertà non è quello, è essere riconosciuti nella propria dignità di persone e di cittadini, cosa che non siamo riconosciuti, è il diritto allo studio. È una cosa gravissima che in un paese, tra l'altro la Campania, ha il terzo tasso di dispersione scolastica in Europa. Peggio di noi solamente la Sicilia e la Calabria, che hanno mantenuto le scuole aperte, almeno le elementari. Noi abbiamo per 10 mesi avuto tutte le scuole chiuse nel silenzio generale di tutti, compreso il presidente Mattarella, che dovrebbe essere il garante della Costituzione. Si richiuderà perché l'RN stranamente, come per incanto, sta risalendo. Le do una notizia in anticipo. Che cosa? Che richiuderà? Sì, certamente, si richiuderà. Ma richiuderà, ma negli altri paesi le scuole sono state garantite, tutto in presenza, anche licei e università. La scuola è un presidio di democrazia e di libertà. Io cito sempre una frase di Calamandrei che dice, bellissima. Che dice: trasformare i sudditi in cittadini è il miracolo che solo la scuola può compiere. Ovviamente la prima cosa che è stata chiusa in questo paese è la scuola. Noi siamo in un regime comunista, dicono che il comunismo è morto, non è affatto morto, sono vivi e vegeti e ci governano. Avvocato, sì. Chiedo a tutti potere di sintesi, ci avviamo verso il primo stacco pubblicitario, io da giornalista invoco quella libertà democratica di espressione, quindi mi assumo la responsabilità di quello che sto per dire. Ci troviamo davanti a un governo incapace, è stato veramente incapace di affrontare e di gestire questa pandemia, cosa che non è avvenuto negli altri stati, perché a monte questo governo non aveva mai pensato di creare un piano pandemico. Quindi dilettanti allo sbaraglio, grossa incapacità di gestione sia sanitaria che economica per fare fronte al grosso disagio che si è venuto a ingenerare proprio grazie a delle iniziative veramente fantasiose di questo governo. Non mi riferisco solo a monopattini, biciclette elettriche e altre scempiaggini del genere. Secondo lei questo governo è stato capace, in grado, ha affrontato bene questa emergenza divenuta sanitaria, ma è un'emergenza diversa, un po' lontana da quella sanitaria? La sanitaria è una concausa dal mio punto di vista. Allora, come pensare? Il governo non è stato capace, a mio modesto avviso, però non ritengo sia stato così incapace, perché la situazione è una situazione mai affrontata, terribile, anche in altri paesi, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, la stessa Svezia, che ha iniziato con un liberi tutti e poi è stato riportato dai media e lo stesso re ha affermato abbiamo fallito. Quindi io ritengo che sicuramente il governo poteva dare più certezza, come diceva bene l'architetto Caldoro, più certezza, più sicurezza, è importante la certezza del diritto, ma il problema della certezza del diritto è un problema culturale italiano mai affrontato veramente, perché siamo il paese dell'incertezza, perché è un paese nato male. Un po' mi fa sorridere l'idea: la scuola deve creare il cittadino. Beh, certo, se nella scuola continuiamo a leggere che il meridione è stato liberato dai Savoia, mi fa ridere pensare che cittadini sono stati creati e gli effetti si vedono. Siamo un paese complicato, il problema italiano è innanzitutto un problema culturale. Questo governo penso che si sia impegnato, il presidente Conte comunque ha cercato di essere vicino ai cittadini, il presidente De Luca in campagna comunque ha attribuito in poco tempo 1.000 euro per venire incontro, è poco, ma lo ha fatto in tempi brevi.
diciamo, per quanto riguarda i vaccini siamo molto veloci, siamo addirittura, i media tedeschi dicono che la campagna è una delle regioni più veloci, e giustamente si va veloci perché più si va veloci più si hanno altri vaccini, quindi sicuramente non siamo l'exemplum, però neanche ritengo in maniera così negativa, bisogna essere più oggettivi a mio modesto avviso. In Campania in particolare ci siamo comportati benissimo, in altre regioni tipo la Lombardia, pensiamo a Zingaretti che prendeva lo spritz, quindi la mia argomentazione non vuole essere politica, cerco di basarmi sui dati. No, ma io tra l'altro sono meridionalista, quindi né a destra né a sinistra ma a sud, quindi lo rimarco. Infatti faccio l'esempio di Zingaretti che probabilmente spinto dal sindaco Sala per dimostrare che Milano è forte e va avanti, prendeva lo spritz e poi si è preso il Covid, e mi ricordo, sarebbe carino fare un montaggio per cui Zingaretti sorridente davanti allo spritz e Zingaretti ammalato che dice va bene, sono andato, cioè, quindi è un po' paradossale. Si contenga. Io ritengo che poteva andare molto peggio, purtroppo è finita, dobbiamo scongiurare la terza ondata. Ah, quindi lei prevede una terza ondata? Ma purtroppo allora innanzitutto bisogna capire questo virus da dove nasce, e l'OMS verificare in Cina l'origine di questo virus. Se il virus fosse una risposta di Gea della Terra ad una situazione ambientale da tanti stigmatizzata, anche pensiamo artisti di Hollywood come Leonardo DiCaprio che si è sempre impegnato nella tematica ambientale, se è una risposta da parte del nostro ecosistema è soltanto l'inizio di un nuovo modo di vivere. Ho capito. Di Caldoro, io lo so che lei sta per esplodere, però no, si fermi, si contenga. Proprio un flash, perché stiamo per andare in pubblicità che incombe. La terza ondata, ma ogni anno in questo periodo c'è sempre stata l'influenza, quindi vogliamo confondere l'influenza stagionale con una terza ondata perché serve ancora a dominare i popoli? È una domanda molto provocatoria la mia, però un telegramma voglio da lei. Siamo per andare in pubblicità, meno di un minuto. La terza ondata, allora io non sono negazionista, io credo che il Covid esista, ci sta. Ma lo diciamo tutti questo, per l'amor di Dio. È stato gestito malissimo e certamente adesso non si cerca ovviamente di mantenere il potere, ha dato l'occasione di fare tutto in emergenza. Lui parlava prima 20 secondi di tempo per chiudere. Il presidente De Luca che ha dato 1000 euro, non ha dato 1000 euro, ha sperperato 1 miliardo e 100 milioni di euro del nostro futuro di fondi europei per fare la più grande e imponente campagna elettorale, perché era basata su fondi pubblici, perché ci ritorniamo in emergenza. E vogliono rimanere in emergenza. No, la faccio ripartire da questa considerazione, incombe la pubblicità, senza di loro non andiamo in onda, quindi ringraziamo i nostri sponsor, anzi io ne approfitto, vai con la pubblicità. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1 EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo,
allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Ed eccoci qua di nuovo in studio, in diretta. Buonasera a tutti gli amici, bentornati, amici che ci stanno tempestando di domande da casa, che cercheremo di selezionarne, qualcuna. C'è una telefonata in arrivo. Pronto, da dove chiami e come ti chiami? Pronto? Pronto? Caduta? Pronto? Pronto, mi senti Sergio? Adesso sì, buonasera, ciao. Come ti chiami? Allora, sono Rosario Amato. Ah, buonasera Rosario. Allora, buonasera Sergio, volevo chiedere agli ospiti in studio, sì, se mi potevano dare una risposta sul fatto del consenso informato che tante aziende, tante ditte stanno chiedendo ai loro dipendenti riguardo il fatto di vaccinarsi. Cioè non è che lo stanno chiedendo così informalmente, ma lo stanno proprio imponendo. Ah, e questo è un dato. C'è una risposta legale da dare a tutti? Ma lo chiediamo sia all'avvocato. Rosario, ti ringrazio per la domanda. Ci sono, diciamo, ai datori di lavoro? Assolutamente sì. La domanda è sia per l'avvocato Stefano Boucher che per la dottoressa Caldoro. Prima l'avvocato, veloce. L'accertamento non è obbligatorio, quindi è una chance, è un'opportunità. Quindi il consenso informato cioè riguardo a cosa? Questo bisognerebbe capire, cioè io non ho compreso la domanda. Il consenso informato è l'autorizzazione, cioè il consenso informato per cui io do il mio consenso per il trattamento dei dati personali. Pensiamo alla legge sulla privacy e al GDPR. Prima di un'operazione do il consenso, un consenso informato, cioè devo leggere, devo verificare la documentazione, do il consenso ad un'operazione o ad altro. Che vuol dire il consenso informato in sede aziendale? Se la vaccinazione... Stanno girando perché stanno chiedendo il consenso all'autorizzazione a vaccinare i dipendenti. Vabbè, non è obbligatorio chiaramente, ma... Implicitamente però forse sta diventando... Una pressione... Allora, l'amico che ci chiamava da casa ci diceva che le aziende non lo stanno... Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Pronto? Sergio, sono sempre io. Ah, ok. Rosario, dimmi tutto. No, e volevo specificare. Sì, lo stavo facendo io. Io chiamo da Orta di Adella comunque. Telegrafico, vero Rosario? Volevo solamente specificare il fatto che mia figlia è stata obbligata a firmare il consenso. È quello che stavo dicendo. È quello che stavo dicendo. Grazie Rosario, grazie per averci chiamato. Allora, evidentemente, anche se ufficialmente la vaccinazione non è obbligatoria, fare pressioni, c'è una pressione implicita. Le aziende stanno, esatto, rischia di concretizzarsi la fattispecie criminale in questo caso. Il consenso informato è una protezione in un certo senso. Allora, Caldoro. Allora, il vaccino non lo possono rendere obbligatorio, perché lo possono rendere obbligatorio solamente per legge. Ad esempio, la cosa che ha detto De Luca, che ha proposto la card del vaccino da esporre, posso andare a mangiare al ristorante solamente se ho una card,
è assolutamente incostituzionale. Per rendere obbligatorio il vaccino ci vuole una legge, e se non c'è la legge, il vaccino, perché noi abbiamo ovviamente vaccini obbligatori, ma questo vaccino è anche troppo giovane per poter passare nella legge, quindi il vaccino non sarà obbligatorio, quindi chi vorrà farlo lo vorrà fare perché deciderà di farlo, e nessun datore di lavoro potrà obbligare un cittadino a vaccinarsi. Caldoro, mi consenta però, io credo che anche a fronte di una legge sarebbe veramente una limitazione della libertà individuale, no, se non c'è l'articolo 32 della Costituzione, però i vaccinini in Italia sono obbligatori, ci alcuni sono vaccini sì, che sono obbligatori, certo. Quindi una legge sul vaccino obbligatorio si può fare, ne hanno parlato molti costituzionalisti, sì. Però è anche vero che essendo un vaccino giovane del quale non si sa ancora il beneficio o non il beneficio, perché è un vaccino che sta ancora è giovane, quindi non lo sappiamo, non riuscirebbero mai a renderlo obbligatorio attraverso una legge. Però ci vuole una legge dello Stato per rendere l'obbligatorietà del vaccino, come sono obbligatori gli altri vaccini, che abbiamo vaccini obbligatori, anzi anche troppi, se vogliamo anche dire quello, perché siamo l'unico paese che ha 12 vaccini obbligatori per i bambini in seguito alla legge, quella lì della Lorenzin. Che è, secondo me è veramente qualcosa sì, di sconcertante. Sì, gli altri paesi ne hanno 6 è qualcosa di sconcertante. Non capisco. Io non sono un 12. Negazionista, ma è un regalo alla Glaxo questo qua. Assolutamente. È un regalo alla Glaxo, assolutamente. I vaccini sono importanti. Però io volevo ritornare su un passaggio importante che lei ha sottolineato, il fatto della card. La carta è una follia. No, ma a me mi ricorda un pochino gli ebrei con la stella di sì, David. Sì, sì, è una allora, discriminazione dei cittadini. Io ho invitato più volte, lo faccio anche adesso dall'alto di queste telecamere, il presidente De Luca, lo invito in trasmissione. Presidente De Luca, innanzitutto per chiedere scusa ai campani, perché è veramente qualcosa di sconcertante, allora, vergognoso imporre una tesserina per fare cosa? Per andare a teatro, al cinema, così non facciamo le code. Ma che sì. Rispetto ha, Presidente, lei dei cittadini? Io glielo dico, lei mi può invitare anche, vengo anche io da lei, non c'è nessun problema, no, per confrontarci su questo tema. Allora, l'altro diritto in campagna che è stato assolutamente calpestato è il diritto all'informazione, che è un diritto dei cittadini. Il presidente De Luca non fa una conferenza stampa dall'inizio dell'emergenza, però è non risponde alle domande. Tutti. È uscito dal bunker di Salerno, dove è chiuso dall'inizio dell'emergenza, solamente per andare al Cotugno a rubarsi una dose di vaccino, perché quello ha fatto. Lui non aveva diritto ad avere la dose. A oggi abbiamo, non mi ricordo oggi a quanto siamo arrivati di persone vaccinate, abbiamo vaccinato i medici, abbiamo vaccinato il personale sanitario, abbiamo vaccinato una parte di anziani nelle RSA e attualmente un solo politico in Italia, Vincenzo De Luca, unico politico vaccinato. E allora, l'esempio le istituzioni, poiché lui ha detto che lui voleva dare l'esempio le istituzioni lo danno rispettando le leggi e le norme dello Stato. È stato fatto un piano di vaccinazioni strategiche che è stato fatto dal governo, approvato nella conferenza delle regioni e approvato in Parlamento, nel quale davano le priorità per i vaccini e i politici non rientravano nelle priorità. Quindi lui ha dato l'esempio, non si sa a chi. Perché? Allora io voglio ritornare un attimo dalla signora Arena, che abbiamo aperto con un messaggio positivo, perché ci aveva detto che non è dovuta ricorrere alla cassa integrazione guadagni, soprattutto ci ha detto che non ha dovuto ridurre il numero degli addetti, che avete acquistato, anche se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, addirittura qualche macchinario nuovo. Sì, diciamo abbiamo investito. Quindi il suo settore o la sua azienda, dal suo punto di vista, se ha un osservatorio rispetto anche agli altri operatori del suo settore, è un settore che va avanti o Eurograph è un'eccellenza? Vabbè, diciamo che è un settore che va avanti con mille difficoltà. Eurograph, ripeto, va avanti perché è un'azienda diciamo abbastanza solida, ma comunque diciamo un po' tutti i settori hanno avuto un calo nella produzione, perché effettivamente essendo nel settore della stampa
ed avendo una clientela abbastanza vasta in tutti i settori, ci sono state degli stop, no? O quantomeno dei cali. Noi, diciamo, i nostri clienti sono ristoratori, sono alberghi, sono diciamo sono tutte quelle attività che hanno subito comunque dei cali di vendite. E quindi ovviamente, diciamo, sì, siamo andate avanti, ma sicuramente non come gli altri anni. Abbiamo trasformato la nostra produzione cercando di adeguarci, ma diciamo se arranchiamo. No, c'è un messaggio in bellissimo periodo, della signora Luisa Tirozzi, che dice che il conduttore appare di parte e dovrebbe rimanere neutrale. Il conduttore, carissima Luisa Tirozzi, non è di parte, il conduttore ha il dovere di sollecitare le risposte, quindi attacca un ospite, ne attacca un altro e fa il suo lavoro, mi creda. Conduttori di parte li trova su Rai 3, sulla 7, un pochino da quelle parti là. Qui sia tranquilla, non siamo di parte assolutamente, anche perché non ho nessuna tessera politica. Senta, in tasca. C'è una domanda per la dottoressa Arena. Sono aumentati tantissimo gli ordini per l'adeguamento al Covid del plexiglass, per caso? Infatti è un ristoratore che si lamenta del fatto che comunque poi hanno chiuso i ristoranti, quindi hanno bar, ristoranti. Lei lo può confermare probabilmente? Sì, diciamo che è stata una richiesta abbastanza elevata all'inizio pandemia. E all'inizio pandemia c'era, diciamo, questo senso di voler comunque continuare a lavorare nonostante questo senso di incertezza, no? E i ristoratori comunque erano fiduciosi, quindi hanno rispettato tutte le regole, no? E quindi tutti subito si sono attrezzati pur di lavorare. E la maggior parte dei ristoranti hanno speso anche tanto, hanno speso tanto per attrezzarsi, si sono indebitati per attrezzarsi, per fare tutto quello che era stato richiesto dal governo. Per poi chiudere alla fine. Tutto, per poi chiudere. Quindi voglio dire, è stato veramente un colpo duro, soprattutto per il settore della ristorazione, per i bar, è stato veramente un non dare fiducia a queste persone, perché sono stati forse, secondo me, le persone che hanno più rispettato le regole. Hanno più rispettato le regole e credo che con qualche disposizione in più penso che avrebbero potuto continuare a lavorare. Perfetto, no, io volevo dire una cosa: quando il conduttore non è in studio, gira con l'operatore per strada e sente gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani. Siamo stati a San Gregorio Armeno, c'eri anche tu quella sera, era veramente in uno stato pietoso, tutti i negozi chiusi, quindi essendo io meridionalista e napoletanista soffro moltissimo a vivere l'incongruenza di una politica scellerata, per cui lo dico liberamente perché di mestiere faccio il giornalista. Volevo dire una cosa all'avvocato invece, ancora una volta l'unica speranza sarebbe quella per arrestare o perlomeno contenere questa deriva, che è di natura globale, è chiaro, però risiede dal mio punto di vista nella dimensione locale, quindi rialimentare le attività territoriali. Quindi anche in questo io credo che il governo, sia lo centrale che locale, abbia fallito ampiamente, lo dicevamo proprio con un amico da casa che ci diceva: hanno fatto spendere centinaia di migliaia di euro per adeguare le attività per poi dire vabbè, avete speso i soldi, ma chiudete. È follia. Sì, sicuramente errori ci sono stati, ovvio, infatti non è stato perfetto, però ribadisco che alcune cose buone sono state fatte, giustamente. Me ne citi un, avvocato, io sono veramente distratto. Allora, sempre sul territorio continuo a dire che è stata gestita abbastanza bene la situazione. Questa polemica che io reputo sterile. No, le chiedo scusa, non voglio essere provocatorio, se no qualcun altro dice che sono di parte. Ma lei si riferisce per caso ai lanciafiamme e bazooka? Quella è un'espressione colorita, folcloristica, diciamo, che tanti politici hanno utilizzato. Non voglio citare il contratto con gli italiani, per esempio, da Vespa, oppure altre, ma
ho citato il discorso dello spritz di Zingaretti per essere bipartisan. Sicuramente De Luca, che è molto attento ai social, cerca di adeguare il linguaggio alla sua utenza, cerca di colpire, conosce bene, si sta scatenando la polemica, conosce bene le tecniche della comunicazione, sicuramente, però non ritengo che lui abbia rubato il vaccino. Lui ha dato il buon esempio, a mio modesto avviso, perché molta gente era intimorita di questo vaccino, si diceva hanno saltato. Aspetta il Presidente della Regione dare il buon esempio. No, io penso che invece da un punto di vista territoriale De Luca ha fatto benissimo, la campagna è virtuosa, è all'85%, è all'85% per quanto riguarda le vaccinazioni, 900.000, ma io parlo e mi si parla addosso, sono un avvocato, dimostro come gli avvocati sanno parlare, diciamo anche più ad alta voce, 900.000 vaccinazioni somministrate, non facciamo gli autontimoriumi per ragioni politiche, cerchiamo di guardare l'oggettività. La Campania si sta comportando bene rispetto ad altre regioni molto più finanziate. La Campania definanziata è un esempio e da qui partirà probabilmente una riscossa che spetta al Meridione. Recovery Fund implicitamente citato. Allora, sul recovery fund architetto. Io la chiamo per titolo perché lei ha un cognome pesante, quindi architetto, sul recovery fund c'è un ulteriore tentativo di rapina alle regioni del sud, perché l'indicazione europea di 220 miliardi che dovrebbero arrivare è chiarissima, il 76% alle regioni meridionali e la rimanente parte 34% alle regioni del nord, che sono abbondantemente sostenute e finanziate da una vita. Quindi, mentre invece l'ottimo Zaia e lo straordinario scusatemi, mi sfugge in questo momento Fontana, bravo Fontana, che perde gocce continuamente, perché quando perde quelle gocce fanno un rumore assordante, vogliono un riparto del 34, 34 e 34. Grazie. Noi tempo fa abbiamo seguito la vicenda di cui suo fratello si è fatto anche portavoce, del referendum consultivo per la realizzazione di una macroregione autonoma meridionale. Rispetto a questo, qual è la sua posizione? La mia posizione è che De Luca perderà i soldi che spettano al Meridione, perché l'ha già pattuito con il PD. Non c'è, è una battaglia che deve fare lui. Ma assolutamente al Sud spettano i soldi che vanno al Sud. In tutti questi anni però sistematicamente nella conferenza delle regioni sono stati persi soldi che spettavano al Sud e che invece sono andati al Nord. E le regioni devono partire, cioè è vero anche, perché poi bisogna dire che il Sud è stato, per molti versi sono state fatte misure di assistenzialismo al Sud che sono sbagliatissime, ma le regioni devono partire tutte quante alla pari e poi di anno in anno vedere ad esempio la regione che ha speso meglio i soldi avere l'anno successivo fondi maggiori. Però è una battaglia all'interno della conferenza delle regioni, quindi io penso che è una battaglia che è giusto che la Campania abbia quello che è diritto avere. L'Italia ha avuto più soldi proprio per la condizione socio-economica del Sud, che è sfavorita rispetto alle regioni del Nord, e quindi questi soldi devono andare al Sud e non devono andare al Nord assolutamente. Perfetto, perfetto. Però vorrei dire una parola. Stiamo trascurando un pochino, gestione, però la discussione sta veramente. Però, no, però vorrei un attimo replicare, perché dire che la Campania è un. Io ci tengo molto, io credo che le istituzioni debbano sempre dare l'esempio. E l'esempio le istituzioni lo danno rispettando le norme. E la norma in Italia non prevedeva che il presidente Di Luca si vaccinasse, infatti attualmente è l'unico vaccinato. E io ritengo che così le istituzioni devono dare l'esempio, rispettando le norme. Tra le altre cose, nel momento in cui io mi ha convinto, ho visto De Luca vaccinarsi a favore delle telecamere e ho deciso, bene, mi sono convinta, mi vado a vaccinare. Non posso, perché questi vaccini non ci sono attualmente a disposizione.
Quindi se questo gesto, diciamo, di De Luca sarebbe stato valido nel momento in cui c'erano 3 milioni almeno di dosi disponibili per i cittadini della Campania, e a quel punto lui dava l'esempio per spronare, ma ripeto, viviamo in uno Stato e chi doveva dare l'esempio, che invece ha detto che avrebbe aspettato il suo turno come tutti gli altri, era il Presidente Mattarella. Perfetto, prima di dare la parola, perché stiamo seguendo anche i vari commenti, c'è quasi una baruffa in rete, e questo ci fa piacere, perché significa che la trasmissione è viva ed è seguita. Io ringrazio i pro e i contro, voglio bene a tutti quanti voi, continuate sempre a seguirci così. Però prima di arrivare alla domanda, abbiamo pochi minuti ancora, io voglio dire una cosa, proprio in forza dell'assenza di una legge, personalmente lo dichiaro pubblicamente, soltanto in caso di autopsia qualcuno mi potrà vaccinare, diversamente io avvalerò il mio diritto di scelta e non mi vaccinerò, questo lo dico pubblicamente, è una mia scelta, è una mia decisione. La cosa che mi ha veramente traumatizzato, perché io da bambino non ho avuto un'infanzia straordinaria, da vecchio riesco a traumatizzarmi, vedere un furgoncino dell'Albofrost che parte dal Belgio, si fa quasi 1600 km per venire in Italia, in pompa magna, la banda del paese, i ministri, i presidenti, 8000 fotografi per scaricare un frigo bar che si usavano per andare nelle spiagge di Policola, e che conteneva questi meravigliosi vaccini salvavita che sono stati realizzati in 5 mesi. Noi non sappiamo il contenuto e non sappiamo gli effetti collaterali seri che questi vaccini possono produrre. Io non sono negazionista, chi vuole vaccinarsi lo deve fare, lo può fare, ma tranquillamente, però io dico la mia sempre finché me la faranno dire. Per cui queste, come dire, arlecchinate, bastava prendere un po', perché poi questo frigorifero è stato messo all'interno di 12 mezzi aerei militari, bastava prendere un aereo, farlo portare in mezz'ora dal Belgio a Roma e poi distribuirlo. Tutta questa scenografia, questa sceneggiata, la Bofrost che dice portatemi il furgone che mi serve, devo portare il pesce suggerato. Infatti Sergio, ti interrompo un attimo, scusami, anche se abbiamo pochissimi minuti, sì, ancora. No, da casa dicono, ma perché non si parla di cure e si sembra che questa crisi debba superarsi solo in relazione a un eventuale numero di vaccinazioni, non si parla mai di cure o di messa, come di un vaccino che poi tra l'altro non ti garantisce la libera uscita da casa, attenzione. È un vaccino che ti impone comunque l'uso della mascherina, che ti impone comunque di stare chiuso in momento di lockdown. A che serve un vaccino se poi non mi immunizza? È una domanda molto semplice che io riferirò la settimana prossima. Non si parla di cure, ma questo si parla di vaccino. Io che non sono un malpensante dico, ma vorrei che c'è qualche interesse. Beh, è un pensiero mio. Voleva dire, avvocato? A che proposito? No, lei prima voleva interrompere la domanda. Per quanto riguarda il discorso del recovery fund, invece adesso faccio quindi ufficialmente il difensore di De Luca, che neanche mi conosce. De Luca invece proprio ha convocato gli altri governatori delle 8 sorelle, perché la Sardegna ha poco a che fare col Meridione, in verità era Regno di Sardegna, quindi faceva parte dei Savoia, si è scagliato contro 7 sorelle meridionali, sta dicendo. De Luca non soltanto ha stigmatizzato il possibile furto al Meridione del recovery fund, perché come diceva lei giustamente, la UE ha concesso i 209 miliardi, anche perché l'Italia è il Meridione, e stabilendo 3 criteri, cioè popolazione, reddito e tasso di disoccupazione. Il governo, e guarda caso Renzi lo sta facendo crollare, vuole far passare soltanto il credito, quello della popolazione. De Luca ha convocato gli altri governatori, hanno sottoscritto un accordo per questa lotta in comune. Guardate un poco, Calabria, Spirlì, Lega, Sardegna, Solinas Lega non lo hanno firmato, quindi attenzione, facciamo politica, diciamo, di bagattelle o pensiamo al territorio? Io invito tutti quanti a pensare a combattere per il territorio.
Perfetto, sì, noi ci stiamo pensando. Volevo dire... In cinque anni però ne ha persi tanti di soldi per nella conferenza delle regioni. Per e almeno li ha investiti. Caldoro, io la voglio fare arrabbiare stasera, lei veramente... No, perché... No, io la voglio fare arrabbiare veramente. Allora, il governo Caldoro sembra che non abbia investiti. Allora, abbiamo pochi minuti, una domanda telegrafica proprio. Non aveva, ad esempio, abbiamo avuto... Gli ha investiti o non li ha investiti? Purtroppo il governo Caldoro, che io ho appoggiato, purtroppo non ha investito i fondi europei, non è stato particolarmente No, perdonami, i fondi europei sono stati, De Luca ha avuto a disposizione 1.100.000.000 di euro, perché erano 1.100.000.000 di euro di fondi europei nel quale era in ritardo nella programmazione. L'amministrazione Caldoro ha raggiunto i target di spesa dei fondi europei ogni anno, e vai a leggere i dati, mi fa solo piacere, perché sono i dati, parlano i dati, raggiunti i target, ha speso tutti i fondi europei. De Luca non le aveva speso 1.100.000.000 di euro che lui ha speso per la campagna elettorale in emergenza, erano perché era in ritardo, dicendo io sono la regione che ha dato più soldi, era semplicemente siamo ai titoli di coda, Caldoro. Perché non le aveva spese, erano fondi europei. Siamo ai titoli di coda, devo ringraziare tutti gli ospiti, grazie avvocato, grazie Caldoro, grazie signora Lena, ringrazio gli amici del quartiere Vasto, ringrazio gli amici che ci stanno guardando un pochino da tutta la Campania, addirittura c'è un amico da Roma che ci scrive, ringrazio veramente la regia che ci ha sopportati, perché io sono poco telecamerenico perché mi muovo tantissimo, e ringrazio la mia affettuosissima collega Giussi che mi sopporta ogni tanto, a volte no, quindi ringraziamo tutti quanti voi, ci vediamo venerdì prossimo, Ale. Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it